che appunto ieri io e il mio collega Giorgio siamo stati qui per un evento networking. Vi do il benvenuto al nostro Customer Care Webinar. Come vedete, oggi con noi c'è Rachele Zinzocchia, la quale saluto calorosamente. È un piacere averti qui con noi come guest speaker. Piacere mio, grazie per essere qui insieme a me e a noi. Appunto, oggi parleremo di customer care, di come tantissimi argomenti che adesso non vorrei anticipare proprio perché sono sicura che Rachele, per chi non la conoscesse già, Rachele Zinzocchi è RD, Social Media Manager e Public Speaker, con un'esperienza professionale decennale in comunicazione come giornalista, Extended Relationship Manager, Conference Manager, ha fatto di tutto, digital experience, social media marketing, innovazione, media, insomma, sicuramente avete sentito parlare di lei anche nel recentissimo evento a Roma, Social Media Week. L'apprendimento quindi che Rachele oggi ci fornirà, appunto, saranno delle conoscenze legate al customer care, ovvero di cosa? Di help marketing, customer experience memorabile. Ma non vi anticipo altro. Per passare invece alla mia presentazione, per chi non mi conoscesse, sono Alona Mittiga, Italian Marketing Manager in Trexoft. Lavoro in Trexoft da un anno, appunto, e mi occupo di tutto quello che è il nostro mercato italiano. Quindi mi occupo di voi, di cercare di portare degli strumenti utili e di valore che possano, appunto, esservi pratici, poi possono garantirvi un successo nella vostra attività, nel vostro business. Per coloro che ancora invece non conoscono Trexoft, una breve introduzione, ma sono sicura che già vi ho stressato abbastanza tantissime altre volte nei passati webinar. Dico soltanto due parole: l'azienda è nata nel 2010, abbiamo sede a Interlaken, e appunto ci occupiamo di sistemi di prenotazione e pagamento online per tour operator, activity provider. Ma sicuramente non è l'unica cosa che facciamo, ci occupiamo anche tantissimo di voi, quindi organizziamo webinar, facciamo delle conferenze, degli eventi networking. Proprio per questo oggi siamo qui e sono contentissima di introdurre Rachele Eccomi, per pronta. esatto, e per chi diciamo, fosse nuovo per i nostri webinar, vorrei dare prima dell'inizio delle indicazioni abbastanza semplici. Ecco, il webinar dura all'incirca 40 minuti, dove appunto Rachele ci darà dei suoi ottimi consigli. Durante la presentazione sentitevi liberi di chiedere qualsiasi cosa, perché appunto c'è la finestra domande. Scrivete le vostre domande e alla fine ci sarà una sessione dedicata proprio per discuterne insieme. Sentitevi liberi anche di usare Twitter, Facebook, qualsiasi canale per avviare delle discussioni live e twittare quello che pensate, appunto. Per chi invece volesse riascoltare il nostro webinar, dopo la sessione live ci sarà la possibilità appunto di ricevere un'email con link per riascoltare la presentazione, ecco. E per coloro che si fossero appunto uniti adesso, do inizio al nostro webinar ufficialmente e passo la parola a Rachele, che è appunto la nostra speaker di oggi, Rachele Zinzocchi, benvenuta. Buon webinar a tutti. Grazie mille e io appunto ribadisco quanto ha già meravigliosamente detto Alona, non siamo qui per raccontarvi fuffa, come dire fumo, siamo qui semmai certo per raccontarvi strategie, ma da tradurre nei casi pratici, per cui non sentitevi spaventati, non è una lezione cattedratica, tantomeno vuole essere così il racconto di una serie di, sì, certo, magari anche casi pratici, ma d'eccellenza. Vi anticipo sin d'ora, tutto quello di cui parleremo sono certo grandi esempi che fanno capire al volo certi concetti, ma naturalmente sono realizzabili anche da ciascuno di voi, anche da piccoli business a budget quasi zero, e dico quasi perché il budget zero purtroppo, come dire, non c'è niente nella vita, però comunque un po' di testa tante volte risolve tante cose. E allora però andiamo subito in media stress con questo titolo, il titolone, l'emozione utile, l'utile dell'emozione. Aiuta, fa sognare, rendi il tuo viaggio memorabile e vendi, perché poi questo, parliamoci chiaro, è il nostro obiettivo.
Come ha perfettamente detto Alona, io sono Rachele Zinzocchi, non aggiungo altro alla mia alla presentazione, anzi che Alona ha già fatto di me, la ringrazio. Dico soltanto, ecco, che qui trovate i link ai miei profili social, comunque basta che digitiate il mio nome su Google e mi rintracciate al volo, ma tenevo a condividere con voi, ecco, tanto per capirci dall'inizio, quello che è la mia, chiamiamola mission, che qui vedete subito segnalata, helping you help, aiutarti ad aiutare, ad essere utile agli altri, a te stesso naturalmente, alle compagnie, ai brand, alle altre persone. Per fare che cosa? Per avere successo tu per primo e consentire agli altri di aver successo, di raggiungere i loro obiettivi nel business e nella vita. E vedremo adesso che cosa esattamente intendo con questo. Cerchiamo però prima di ricostruire con qualche dato, qualche numero molto concreto, lo scenario dinanzi al quale ci troviamo quando si parla di industria del travel e soprattutto dal punto di vista del social customer care o del customer care in generale. Perché alcune macro tendenze sono chiaramente identificabili. Un primo report estremamente interessante di Mobile Travel Group del 2016 mostra quello che tutti immaginiamo facilmente, capiamo facilmente essere il grande cambiamento di questi ultimi 10 anni, largo al digital e al passaparola, però, quindi il mantenimento delle vecchie, chiamiamole così, delle care, se vecchie e sempre buone strategie evergreen. Se però 10 anni fa le agenzie di viaggio avevano la meglio, no? Per cui si andava appunto in agenzia di viaggio per il 51% a prendersi il proprio viaggio, organizzarsi il proprio volo, attualmente siamo scesi al 28%, mentre viceversa vediamo che i consigli di amici, colleghi e parenti resistono bene dal 49%, un po' di calo, ma restiamo al 40%. Guardate invece alla vostra destra che ascesa hanno avuto ad esempio i siti web delle compagnie aeree e degli hotel, dall'11% al 47%. Dal 10% al 45% per quello che riguarda la preferenza accordata in termini di scelta alle agenzie di viaggio online, dal 7% al 29% per i blog di viaggio e dal 6% al 26% per i social media. Insomma, appunto, come dicevamo, di qui al 2020, secondo le previsioni di Marketer di luglio scorso, fine luglio, quindi l'altro ieri praticamente, il digital travel avrà un bacino di mercato di qualcosa come 817 miliardi di dollari. Insomma, è evidente che del digital non si può assolutamente fare a meno. Però con misura, attenzione, e qui cominciamo a introdurre un concettino un po' importante, che è quello della testa, no? Che poi io dico sempre essere il tool fondamentale. Cioè, ok, largo al digital, ma non pensiamo che, soprattutto in Italia, tutto il cliente, ogni cliente al mondo sia digitalizzato, sia così esperto di nuove tecnologie. E quindi, appunto, guarda caso, sì, ok, dispositivi mobili per trovare e organizzarsi il viaggio, ok, tutto, ma l'80% degli italiani resta fedele al computer, quindi alla base fissa più che al dispositivo mobile. E soprattutto interessantissimo è che poi noi ci possiamo organizzare quanto vogliamo il viaggio digital, mobile, eccetera. Ma l'italiano, quando deve avere il biglietto e andare in stazione o andare all'agenzia di appunto all'aeroporto, se lo stampa il documento di viaggio, col cavolo che se lo tiene sul cellulare che poi non lo ritrova. E qui appunto i documenti di viaggio si stampano, anche se poi, certo, la condivisione delle esperienze si fa digitale. Il barista del bar sotto casa mia, come dire, conosce Instagram quasi meglio di me, per non parlare di Snapchat, insomma, tanto per capirci. Queste però sono tendenze ancora forse più interessanti, riportate da uno degli ultimi studi di We Are Social, che vi consiglio assolutamente sempre di seguire. Gli 8 step del ciclo del viaggio, del travel cycle, dove in particolare richiamo la vostra attenzione sul primo e sull'ultimo step, il dreaming, il sogno, sogni un viaggio, ma ragazzi miei, c'è forse bisogno che ve lo dica io, che tutti noi, almeno io che non vado in vacanza da 15 anni, sogniamo un viaggio da sogno, appunto. E poi, quando magari l'abbiamo fatto,
beato chi ci riesce, beato chi lo fa, lo videomonta. Il remembering, il ricordo, il lifetime che resta, cioè il qualcosa che ti porti a casa come esperienza appunto memorabile. Questi sono gli aspetti principali, anche perché attenzione, oggi noi, nella nostra situazione, chiamiamola con altro parolone socio-economica, siamo chiamati come aziende, ma anche come noi che siamo magari liberi professionisti, piccoli imprenditori, a vendere non prodotti e basta, ma esperienze che noi viviamo con quei prodotti, esperienze che noi facciamo con quei prodotti prima, durante e dopo l'acquisto del prodotto stesso. Esempio, scusate tanto, ma io per esempio sono Apple addicted, no? Che non c'entra col viaggio, ma mi passerete l'esempio. Benissimo, io mi sogno di comprare, perdonatemi, poi non mi uccidete, ma ognuno ha i suoi difetti, mi sogno di comprare un Mac perché mi va bene, non perché è di moda. Ma me lo sogno prima, poi l'esperienza della scelta, dell'acquisto, eccetera, poi la fase dell'acquisto, l'assistenza che ti danno dopo, ecco, questa è l'esperienza che si fa col prodotto e per me vale quasi più questa del prodotto, poi io non sono scema, guardo anche al prodotto, però guardiamo un po' qui i dati, più di 3 su 4 dei millennials preferiscono spendere su esperienze desiderabili, memorabili, appunto, su eventi, su situazioni, ecco, da vivere, da condividere, piuttosto che, vediamo sotto la dichiarazione dell'editor in chief di Condé Nast Traveler Magazine, piuttosto che acquistarsi la borsa all'ultima moda. E attenzione perché parliamo di ragazzini e sappiamo quanto per loro i marchi siano importanti. Preferiscono, ecco, se proprio devono fare un investimento, nuotare coi delfini, scalare le montagne, visitare luoghi lontani e poi condividere le immagini sullo smartphone, certo. La domanda però che ci dobbiamo porre, che pongo anche a voi come ogni giorno, la pongo a me stessa, è la seguente. Ci riempiamo la bocca di queste espressioni, esperienze memorabili, ma siamo sicuri di venderle davvero ai nostri clienti? No, perché se no ci ritroviamo in situazioni come queste. La segretaria super efficiente che va dal grande capo e gli dice: scusa, ho letto da qualche parte che tu hai bisogno di capire meglio i tuoi utenti e i loro problemi. E il grande capo che però la ferma dice: no, guarda, bella, ho già trovato la soluzione. La soluzione sta nel fare da capo il nostro sito tutto rosa. Questa sì che è una mossa killer. E beh, certo, perché giustamente il cliente che chiede al brand il sito rosa, no? Naturalmente, c'ha bisogno di quello quando magari si ritrova 100 euro addebitati malamente in bolletta, fraudolentemente. Oppure quest'altra situazione, eccomi, dice il collega all'altro, finalmente abbiamo messo insieme quel custom report, quel report sullo stato della nostra clientela che tu avevi richiesto. Perdonaci, ci abbiamo messo un po' troppo. Eh sì. Purtroppo sì, dato che questo nel frattempo ha fatto le ragnatele. D'altronde, ci possiamo forse stupire di questa situazione quando vediamo, e ce lo dice Sprout Social, una delle maggiori società di ricerca, in particolare in uno studio relativo al primo trimestre di quest'anno, quando vediamo che solo l'11% dei clienti, non so se ci rendiamo conto del livello, ha una risposta quando invia le proprie richieste di assistenza tramite social network, che siamo già nel 2016, ma poi i social media sono morti e noi siamo ancora a questo livello. C'è stato un aumento dei messaggi, delle richieste di assistenza da 1790 a 2742. Peccato che nel frattempo non si è aumentata parimenti la percentuale dei messaggi di risposta, perché appunto dal 14% che si aveva nel 2013, il response rate, come la chiamano quelli bravi, cioè quelli diciamo, che fanno riferimento proprio alle quantità, al tasso medio di risposte date, ecco la percentuale qui è addirittura scesa all'11%, come dicevo. I tempi medi? 11 ore per la risoluzione del problema. E vi dirò di più, che secondo me questa
Questo dato è anche un po' ottimistico, perché se il cliente riuscisse a risolversi veramente il problema in 11 ore, beh, diciamo che si potrebbe, alla luce dello stato odierno di tante cose, ritenere fortunato. Instagram, come si dice a Roma, peggio mi sento, perdonatemi la battuta. Perché? Perché Instagram è uno dei social del momento, lo sappiamo benissimo, insieme a Snapchat naturalmente. Ecco, non a caso i clienti che hanno incrociato i brand, che sono iperpresenti, io mi permetto di dire, ma non anticipo oltre qui perché non è la sede, non in maniera, ahimè, sempre corretta, su Instagram. Nel momento in cui li incrociano, evidentemente è ovvio, scatta il messaggio di richiesta di assistenza, dice perché tu sei lì, porca miseria, finalmente hai il dovere di ascoltarmi. E allora, guardate un po' qua. Si è registrato un aumento della media di messaggi mandati del 115%. Ecco, peccato che i brand non abbiano aumentato altrettanto il loro tasso di risposta, bensì rispondano soltanto con un aumento del 28%. Pensate un po', per ogni risposta data, poi non si sa qui se sorridere o piangere. Sono circa 3,2 i messaggi promozionali inviati, cioè della serie io una volta ti rispondo, però per altre 3 volte e passa ti becchi il mio messaggio pubblicitario. E dire che il cliente sarebbe anche giustamente ben esigente perché insomma i suoi problemini ce li ha, il 32% di loro si aspetta una risposta in mezz'ora, il 42% in un'ora. E il 66% di loro dà una grandissima importanza ai tempi di risposta e ti credo perché poverino c'ha bisogno d'aiuto, non è che sta lì, a meno che non si parli dei troll, dei quali se vorrete parleremo in altra sede perché ahimè, è tema di quanto mai di attualità e di rilevanza a livello purtroppo non solo social, però ecco. È chiaro, se io ho un problema, ho bisogno che quello me lo risolva velocemente perché se mi fa aspettare anni è un bel casino, allora tanto vale che me ne vado da un'altra parte. Andiamo a guardare, fra l'altro, una statistica ulteriormente aggiornata, diciamo così, i numeri nel frattempo sarebbero addirittura cresciuti. Saremmo a ben un 60% di clienti che si aspetta una risposta in un'ora. Quindi pensate un po' invece come siamo messi nella realtà. Ed è un vero peccato, perché invece il social care, ho scritto qui, è uguale al social media ROI, che intendo? Social care ti fa guadagnare e questo vale anche per ciascuno di voi, vale anche nel turismo. Se tu assisti il cliente, non è che fai un'operazione di volontariato e basta. Tu, sì, certo, fai il tuo lavoro, lo assisti, sei una brava persona e così via. Ma fondamentalmente ci guadagni. Poor customer experience, delle esperienze clienti povere, significano, è stato stimato qui nel report di Click Software, in una perdita di circa 83 miliardi di dollari. Questo perché? Perché sono clienti che se ne vanno, che ti abbandonano. In termini di money saving, come si suol dire, secondo Harvard Business Review, cioè di denaro che io vado a risparmiare, guardate, credetemi, qualunque direttore di assistenza clienti presa la calcolatrice alla mano, conviene con quanto sto per dirvi. Se io per una telefonata, è proprio un concetto banalissimo, per questo dico che vale anche per voi, vale anche per qualsiasi agenzia, per qualsiasi hotel, per qualsiasi realtà turistica. Cioè, se io devo gestire un cliente via telefono, mi costa all'incirca 6 dollari. Adesso, se volete, possiamo dettagliare il come e il perché, ma prendetelo per buono, ve l'assicuro. Se invece io gestisco il tutto via social, mi costa all'incirca 1 dollaro. Se io lo gestisco via email, mi costa tra i 2,55, cioè comunque c'è un risparmio, insomma i social ti fanno risparmiare già solo per motivi, usiamo così il termine tecnico. Qui niente di meno, parla Delfin Vassallo di Microsoft, che vi invito a cercare anche su Twitter perché è persona simpaticissima, parla un italiano meraviglioso, che ha dichiarato recentemente
di aver fatto lo stesso tipo di conteggio a Microsoft, e da lì è partito il mitico customer care e social customer care di Microsoft. Perché hanno visto, proprio calcolatrice alla mano, che ogni caso gestito al telefono veniva a costare 4,5 euro e soltanto 2,30 euro viceversa se gestito su Twitter. Nelle community online addirittura il costo del servizio scendeva a 17 centesimi, cioè ci rendiamo conto. E inoltre non solo money saving, risparmio di soldi, ma anche risparmio di tempo. Perché mentre si gestisce in un tot di tempo una conversazione al telefono, nello stesso lasso di tempo ogni assistente risponde via social a 4-5 domande. Quindi, porca miseria se c'è differenza. Insomma, risparmio prima cosa, ma poi si guadagna anche di più. I risultati di questo convegno che si è tenuto a Praga, portato avanti come ogni anno da Social Bakers Engage 2016, ad aprile scorso, parlano chiaro, è stato chiesto infatti ad una serie di aziende. Il social customer care è stato un fattore che ha incrementato il tuo ROI, il tuo guadagno per il tuo business? Sì, l'hanno detto i brand, l'hanno detto le aziende per il 55,8%, e ancora di più la percentuale cresce se gli si va a chiedere, è stato anche un fattore di risparmio? Sì, per il 58,1%. E badate bene, bisogna che ce lo mettiamo in testa, tutto questo, perché altrimenti ci riduciamo a altra vignetta meravigliosa, situazione da classica riunione marketing, come dire il direttore del marketing, lo stereotipo, come io amo scherzare, così come si scherza spesso sulla figura dello stagista. Ecco, se ne arriva lì, quello con la soluzione di tutti i problemi, quello che ci serve per aumentare le vendite è un bel video virale. Al mio 3. Fate qualcosa di divertente, sì, certo. Video virale è un altro dei termini che quando lo sentite fuggite lontano, perché 9 casi su 10 le persone amano riempirsene la bocca senza sapere di cosa parlo. Ma comunque, ritorno al Big Bang. Che intendo? Intendo, a mio avviso ogni tanto c'è un po' una sorta di, come posso dire, di deviazione, così va da una parte all'altra senza direzione, senza strategia. Da una parte digital, come si è visto all'inizio, tutto digital, che poi nel social customer care, quindi anche nel social customer care turistico, specie ad alti livelli, vuol dire riempirsi la testa, cercare in maniera quasi ossessiva l'ultima app, l'ultimo tool, l'ultimo strumento più tecnologico per riuscire a fare di X nel più breve tempo possibile e così via, battendo il competitor ed essere insomma il più figo della situazione. E dall'altra parte però tutto questo lo si affronta con mentalità vecchia e capite da soli che questo non va bene. Per questo si rischia l'implosione, il ritorno al Big Bang originario, il panico. C'è una confusione, insomma, a mio avviso, tra questa ricerca esasperata del massimo dell'innovazione, per carità, che è tanto bella, ma prima ancora che una certa cosa X si faccia sulla piattaforma X o su quella Y, sul telefono, sull'app, sull'ultimo tool più innovativo, conta la testa, conta come fai le cose, cosa vuoi comunicare, giusto? E appunto, conflitto tra questo e resistenza di mentalità e strategie vecchie. E poi questa cabina telefonica è vecchia, sì, ma è pure carina, insomma, c'ha un suo valore vintage molto importante. Però appunto, indubbiamente, è vecchia anche se la cornetta stessa va più che bene, se la si utilizza con strategia. Anche perché altrimenti, apro parentesi e chiudo, poi determinati problemi che si verificavano con i call center tradizionali, anche con questa cara vecchia cabina che vedete qui. Poi, se non abbiamo la testa giusta e l'orientamento giusto, li ricreiamo alla fine pari pari nei social, nei digital, in qualsivoglia altro canale. E allora, mi sono posta questa domanda, che pongo anche a voi. Voi conoscerete sicuramente il mitico Clue Train Manifesto, che nella sua prima tesi recita: i mercati sono conversazioni, punto. E io mi chiedo, i mercati sono ancora conversazioni? Ci
Cioè, è vero quindi che non siamo ancora implosi, c'è ancora spazio per conversare e in ciò fare business. Ormai ci siamo ridotti in questo rischio di implosione a cui facevo riferimento prima, a una sorta di chiacchiericcio, appunto, che non serve poi a niente, perché si è perso di vista l'obiettivo fondamentale. Si è perso di vista che cosa vuol dire assistere il cliente, che cosa significa essergli accanto, che cosa vuol dire dargli aiuto perché voglio che alla fine il guadagno sia anche mio, sia anzitutto mio, se permettete. La mia risposta, ve l'anticipo, è la seguente. I mercati sì, sono ancora conversazioni, purché dicano una parola però, che non è la chiacchiera, ma è la parola utile per te. Utile, che è d'aiuto, ma che porta anche l'utile, appunto. La parola utile, che salva, in quanto ama e aiuta. Insomma, chiacchiere basta, chiacchiere distintivo ne abbiamo fin troppi. Cerchiamo di aiutarlo davvero, questo cliente. E come? Prima di andare, diciamo più nel dettaglio strategico del quale vorrei parlare con voi, qualche esempio, ricordandoci sempre che ci sono quattro livelli fondamentali di social customer care. Un primo, no? Di fronte al quale tutti noi ci troviamo, il crisis management all'inizio, oddio, la gestione di una crisi. Poi, una volta presa la porta in faccia, il live reply, il fatto di capire cioè che nella quotidianità noi dobbiamo essere presenti col cliente. Terzo step, ancora più profondo, un social customer care proattivo, cioè non solo io gestisco la crisi, non solo do risposta in tempo reale, ma addirittura prevengo, proactive, cioè cerco di porre prima le basi per soddisfare le esigenze dei clienti XY in modo tale che quelle esigenze già soddisfatte non generino pericolose involuzioni. E infine un quarto livello, quello che si chiama quasi il social customer care predittivo, preveggente, cioè me le invento proprio tutte, me le vado quasi a cercare io anticipatamente i problemi per risolverli anticipatamente ai clienti, quindi uno step ancora più profondo. Qualche esempio volante, il primo di crisis management, veramente io trovo divertente, l'avrete forse intravisto nelle vostre scorribande social, questo di Skyscanner, un'applicazione che si usa come motore di ricerca per i voli, appunto, che confronta le offerte, trova la più economica per la tua soluzione di viaggio. Peccato che ecco, se ne sia uscita una volta con un volo di 47 anni. Che cosa è successo? Che il 23 agosto scorso James Lloyd, un utente dell'app, piomba sulla pagina Facebook del brand con questo screenshot, no, del piano di volo consigliato da Chris Church in Nuova Zelanda a Londra. Piccolissimo problema, il volo consigliato prevedeva uno scalo a Bangkok di 413.786 ore. 47,2 anni, cioè non so se ci rendiamo conto, non una bella figura sicuramente per Skyscanner che è già sommerso di critiche e polemiche nelle prime ore, devo dire lascia passare 3 giorni, un tempo non infinito, neanche brevissimo, ma non infinito, però se riesce con una risposta di tutto rispetto che qui alla vostra sinistra vedete in italiano. E vi potete divertire poi a leggere nel dettaglio nelle slide che avrete comunque nella registrazione del webinar a fine lezione. Perché la scelta, ecco, nei 50 anni di attesa, dice passali così, virgolettato, perché sono parole, diciamo, che attribuiamo a Skyscanner. La solita scelta per arginare quanto prima la potenziale crisi, visto poi la particolarità della situazione, perché si aveva a che fare con un bug che non era giustificabile né negabile, è stata quella della ironia consapevole, cioè un'ironia, ma non fine a se stessa, un'ironia matura, un'ironia seria. Perché la social media manager di turno che fa? Suggerisce a James, al cliente,
Un serissimo articolato ventaglio di passatempi a Bangkok per il prossimo mezzo secolo. Lei dice, siccome io non credo che tu sia un fan di The Terminal, no? Il film con Tom Hanks, però guarda, tu puoi fare una crociera, puoi fare un passaggio a questo pub che è tanto bello, oppure puoi diventare un esperto di Tai Chi al Parco Olimpii. Insomma, è chiaro che sono risposte ironiche, però alla fine si dice anche grazie per avermelo segnalato. Farò controllare da qualcuno perché altrimenti il cliente si sarebbe sentito solo preso in giro. La risposta suscita talmente tanto entusiasmo in rete che parte non solo tutti i complimenti a Skyscanner, ma addirittura una sorta di acclamazione a questa Jen, e le si chiede proprio di presentarsi con nome e cognome perché piace un sacco. Insomma, lei sta ottenendo un grandissimo successo. Lei però certamente non avrebbe potuto farlo anche per, come dire, motivi di policy aziendale. E allora svicola, ma anche qui con grandissima ironia. Una ragazza non ha un cognome, dice, citando, tra l'altro, altra ironia, una famosa frase di Game of Thrones. E non finisce qui, attenzione, perché passano altri 6 giorni, quindi neanche una settimana, che placata la crisi, conquistato il cliente a vita per la gioia. E tutto l'azienda, insieme con naturalmente ormai con la mitica Ian, cosa fa? Invia a James per ringraziarlo di questi meravigliosi 6 giorni, tra virgolette, passati insieme a conversare, una borsa con gadget che si augurava appunto James avrebbe trovato utili, tanto così per aiutarlo a passare un po' il tempo nei 47 anni a Bangkok. E quindi a quel punto Lloyd a sua volta ringrazia entusiasta, invita Jen a venire a trovarlo ogni volta che avesse voluto, di qui al prossimo mezzo secolo. Insomma, baci, abbracci, happy queen per tutti. Cosa si intende? Che un buon social customer care, questa è lezione, come dicono quelli bravi, lesson learned, cioè cosa mi porto a casa io, vuol dire che questa, quanto può, ora lasciate perdere il gadget, che comunque quale costo volete che possa aver avuto, soprattutto per Skyscanner, ma al di là del gadget, quanto costo ha avuto per Skyscanner, per l'azienda, mettere in capo una strategia di social customer caring, in particolare nella gestione della crisi, in una situazione come questa? Io mi viene da dire veramente zero, semplicemente è stata intelligente la nostra cara amica Jen, che ha saputo come rispondere. Non so se mi spiego. Non è perché stiamo parlando di una azienda, che poi per carità non è neanche gigantesca, ma voglio dire di Skyscanner, di roba americana, che è, si tratta di qualcosa che voi non potete fare. Basta capire cosa ci sta dietro a certe mosse e poi replicarle, naturalmente nel proprio contesto. Lo stesso principio vale per lo step numero due, quello del live reply, chiamiamolo così, cioè della risposta, delle risposte da dare in tempo reale. Prendiamo una compagnia iper mega galattica come KLM, che ormai, dopo aver lei preso sì una serie di serie botte in faccia, lato crisi da gestire, è diventata una maestra, ormai riconosciuta come tale ovunque a livello di customer care e di social customer care, per la compagnia di aerei olandese, naturalmente. Questa è la cover, come certamente saprete, che campeggia sul suo profilo Twitter, dove immediata la call to action al cliente, question or request, dice: noi ti diciamo anche il tempo di attesa. Il cliente va lì e sa che se manda una risposta in quel momento avrà un'attesa di 7 minuti, 7 minuti neanche al telefono per essere gestito. E il tempo viene aggiornato ogni 5 minuti. La stessa cosa KLM fa su Facebook e su Instagram. Un altro caso molto simpatico, quello di Southwest Airlines. Anche qui, occhio alla strategia, non badate al nome grande, occhio alla strategia. Cosa hanno fatto questi? Sì, certo, una roba che gli è costata mica poco, ma non serve arrivare a tanto. Diciamo, intanto vediamo l'esempio. 2014, ecco, Southwest Airlines, per monitorare e assistere sempre in realtà i clienti, apre proprio questo nuovo spazio fisico nel quartier generale a Dallas, il Listening Center, con tutta una serie di pareti che vanno a tappezzate, pardon, che sono tappezzate da monitor. E al centro una squadra di operatori.
gli assistenti call center, rappresentanti marketing, comunicazione, CRM, tutti sempre presenti ovviamente con dedicati sistemi di turnistica 24 ore al giorno. Tradotto, un monitoraggio ora per ora da parte di tutti i reparti aziendali, perché non ci possiamo neanche lontanamente, come dire, chiudere nella visione, per cui il social customer care sia una roba solo del customer care, è una roba che impatta tutta l'azienda, tutto il nostro essere, piccolo o grande che sia l'azienda, piccoli o grandi che siamo noi, tra virgolette. E questa è come dire, la conseguenza, la nascita quasi spontanea di una campagna con questo hashtag Southwest Heart, il cuore di Southwest, perché indovinate un po', guardate qui quanti tweet, ed è ovviamente solo un assaggio, questi addirittura poi ci hanno fatto l'aereo, ci hanno ridipinto l'aereo. Il concetto, ragazzi miei, è che è il cuore di Southwest che a questo punto emerge con chiarezza, il cuore della compagnia, il fatto che ci ha messo il cuore perché ti ha ascoltato, listening center, ti ascolto e quindi cerco di fare il possibile, anche l'impossibile per risolvere i tuoi problemi. È quello che io chiamo health marketing. E non a caso dai suoi frutti. Guardate qui questo tweet di Southwest Health. Siamo orgogliosi della nostra campagna Southwest Health. Grazie per l'onore, Indeed, perché questo, perché Indeed, appunto, come vedete dal titolo del link condiviso, aveva nominato la compagnia aerea come uno dei posti migliori dove lavorare. Epic Queen. Questa è solo una parte, soltanto una piccolissima parte percentuale delle foto che i clienti spontaneamente, senza virgolette nulla in cambio, mandano alla compagnia, tutti raffiguranti in qualche modo un cuore, immagini di gioia, di amore e di lealtà nei confronti del brand. Questi sono clienti conquistati, sono clienti che ormai appartengono per la vita, diciamo così, a Southwest. Anche qui, appunto, che cosa si è fatto? Se non vogliamo, non possiamo, certamente tutti noi, aprire uno spazio fisico di un presunto quartier generale che non abbiamo. Ragazzi miei, fate una cosa sola, ascoltate il problema anche solo di un cliente. Ascoltatelo, aprite le orecchie, non servono i monitor sono di più, ma lì Southwest c'ha anche pure tutti i suoi bei problemini che magari noi più piccoli non abbiamo. Benissimo, traduciamo allora nel nostro territorio, nel nostro ambito, nel nostro terreno. Non abbiamo i miliardi di clienti di Southwest o di KLM, però basta ascoltare. Se vi arriva una mail di un cliente che si lamenta, dateci un occhio, anziché metterla da una parte o tantomeno cancellare. Terzo livello, proactive social care. Ancora una volta un esempio da KLM, che proactive, ricordo sempre, il servizio proattivo, cioè il cercare di, come dire, individuare prima delle realtà, dei fattori che possano, degli strumenti che possano soddisfare le esigenze del cliente prima ancora che queste si manifestino. Esempio, strumenti di social payment nel caso di KLM, di pagamento via social, perché si era capito che il cliente ne aveva bisogno. Vengono dall'azienda, creati apposta per la rete. Ecco, volete sapere? Ci spendono circa 3.500 euro e ottengono come ROI un qualcosa come un 80.000 euro di vendite a settimana. E poi ancora altre cose come Meet and Seat o Trip Planner, che sono delle web app che consentono di organizzare in maniera condivisa con i propri amici social il proprio viaggio, il proprio volo per l'intero online, o la KLM Surprise, quella cosa adorabile per cui effettivamente profilandoti forse un po' troppo, KLM che cosa fa? Fa un po' una carta d'identità sui social, cerca di capire chi sei e in base ai tuoi interessi, in base al tipo di viaggio quindi che affronterai, ti fa trovare una sorpresa mirata ad hoc al tuo arrivo in aeroporto. E ancora un ultimo esempio da Southwest,
La politica della trasparenza, anche qui questo è l'unico messaggio che veramente vi deve arrivare, perché al di là che si chiamino Southwest, quello che voglio che, almeno spero, che capiate, è che bisogna essere trasparenti, sinceri, onesti. Che cosa hanno fatto loro? Hanno lanciato un nuovo hashtag dopo gli altri che abbiamo visto, quello della transparency, trasparenza. Noi non abbiamo nulla da nascondere. Perché transparency? Perché si fa riferimento col termine FAR alle commissioni di viaggio. Perché? Perché qui vedete che il nuovo hashtag fees don't fly, cioè in poche parole le fee, le commissioni non volano, si fa proprio pubblicità spinta contro gli altri brand e si mettono a confronto le tariffe e quindi le commissioni. Pari allo zero di Southwest, dall'altra parte viceversa le commissioni che in genere fanno pagare le altre compagnie, belle belle salate. E allora, come vedete dalla frase sottolineata, noi le cose le facciamo diversamente. Come vedete qui, appunto, ulteriore spiegazione, ulteriori illustrazioni di questa vera e propria campagna che viene fatta dai nostri amici di Southwest. Proprio per richiamare l'attenzione su trasparenza, autenticità, affidabilità, quali doti di eccellenza, di vantaggio competitivo rispetto ai competitors. Appunto, sai quando addirittura viene lanciato un quiz, sai davvero quanto spendi in una sorta di piccolo gioco in rete, quanto spendi in commissioni con gli altri, perché spesso lo sappiamo, purtroppo, no? Sono nascoste, eccetera. Fatti il quiz. E vedrai con me quanto risparmio. E andiamo ancora avanti, così la vedete tutta. Di no all'insanità, cioè li prendono per matti addirittura. Arriviamo a questi livelli, no? Questo ve lo faccio vedere solo perché è troppo meraviglioso. Addirittura, appunto, viene messo a disposizione dei propri clienti, o tali o potenziali, una sorta di modulo, in cui si invitano i clienti, tali e potenziali, a dichiarare effettivamente la loro esperienza, raccontarla e a dire quanto cavolo hanno speso di clausole di cui neanche magari si erano accorti, e questo poi viene rimesso nelle mani di Southwest con la preghiera: condividi il mio, come dire, il mio rammarico, spargilo in rete, figurati, Southwest non aspetta altro. Ed è un epic win. Anche qui cuori come se piovessero, cuori a go-go. Immagini di amore, dichiarazioni di lealtà per sempre, io volerò per sempre con voi. E d'altronde c'è da capirlo, perché appunto quello che paga è stato, come abbiamo visto prima, l'ascolto, come abbiamo visto adesso, la trasparenza, l'onestà, l'essere chiari, cristallini. Anche qui ribadisco, questo è l'unica cosa che conta. Non importa spendere soldi in campagne pubblicitarie, se si può fare meglio chiaramente, no? Questo ci arriviamo tutti, ma se non si può fare, ragazzi miei, basta già poco a cambiare le sorti, forse almeno in parte di un'azienda. Infine concludiamo questa prima panoramica con questo esempio di preemptive social care. Preemptive lo ricordo ancora. È questa sorta di preveggenza nell'assistenza al cliente, per cui neanche si tratta di semplice proattività. Io proprio me li vado a cercare con lanternino i problemi, cerco di capire ma che cosa, scherzi a parte, quali può essere il dubbio del cliente X, Y, Z su queste aree, e cerco quindi di dargli prima che se mi faccia venire in mente lui, gli strumenti per risolverlo. E lo stesso vale per i tour operator, lo stesso vale per qualunque business, piccolo, grande che sia, se io sono il pizzicagnolo sotto casa e amo i pizzicagnoli sotto casa e ho un problema, allora questo magari può servirmi di lezione per capire, ma se io avessi messo a disposizione, magari avessi fatto un cartellino del prezzo più chiaro, tanto per dirne una, forse il cliente non mi avrebbe contestato questa spesa e questo cliente sarebbe ancora con me. O se magari quel cliente io gli avessi cambiato quel letto di prosciutto o quel letto d'uva, tra virgolette, se si tratta di altri negozi, che non gli è piaciuto anziché mandarlo a quel paese, forse sarebbe ancora con me.
E allora rapidamente, rinnovo, come dire, l'esortazione è, se già sai, dillo, lo vuole il cliente e potete quindi inventarvi di tutto, dalle informazioni di servizio o anche di disservizio. Esempio, se su social sapete, se siete un account di assistenza, sapete già che non ci sarete nei giorni X e Y, allora ditelo prima, così almeno i clienti lo sanno ed evitano di contattarvi disperati, restando comunque sia senza risposta e poi anche chiedendosi perché non rispondete, almeno così glielo dite prima. Oppure condividendo notizie utili per tutti, come fa questo blog universitario, molto carino, piccolo, ma dà un bel esempio. Oppure inviate predisponete quindi quelle FAQ, poi si chiamano trigger di mail e SMS, ma sono cose molto semplici, le FAQ, le classiche, no? Quelle che conosciamo tutti, le domande che almeno in linea di massima dovrebbero risolvere prima i dubbi del cliente, notizie, consigli, soluzioni ai problemi noti e prevedibili. Per prevenire e per soddisfare richieste di aiuto, esistono da sempre, ma occorre appunto valorizzarle. E poi ecco che cosa sono? Quelle cosette divertentissime che si possono implementare su qualunque sito a costo veramente ridotto per migliorare la customer experience. Ecco, immaginate un cliente che trascorre un certo periodo di tempo su un sito e si vede che non si decide, non si muove, forse ha un problema, allora immediatamente ti compare un pop-up che può essere inviato a seconda delle autorizzazioni date, un SMS da parte del brand chiedendo se abbia per caso bisogno d'aiuto. E anche questo è un qualcosa che comunque il cliente lo lascia maggiormente soddisfatto. Un ultimo esempio al volo: che cosa intendo con questo servizio, diciamo, preventivo? L'esempio classico, il fondo Just Because. Anche qui non fatevi spaventare dai nomi. Just Because vuol dire semplicemente, nel caso specifico, una specie di fondo, proprio un tesoretto messo da parte da una compagnia, in particolare la Virgin Holidays in questo caso, per, come dire, venire incontro ad ogni emergenza, che adesso vi dico velocissimamente. Ma in generale, ecco, vuol dire per voi, e ve lo anticipo anche qui da subito, vuol dire solo che se anche non lo andate a chiamare fondo Just Because e non mettete da parte milioni di dollari, ma fosse anche un michelino, vi mettete da parte quel piccolo, come dire, io dico sempre, una volta ritrovai delle banconote da 10 euro, benissimo, non le ho mai spese dopo anni, stanno in un cassetto, perché ho detto, ok, se una volta resto senza una lira, avrò sempre queste 10 euro. Spero di essere riuscita a trasmettervi il messaggio. La storia ve la dico in un minuto perché è troppo divertente. Una ragazza 26enne di Birmingham, Richella Hickin, per festeggiare il compleanno del suo fidanzato di 30 anni, gli regala, grande dono, un viaggio a Las Vegas. Peccato che fa un piccolo errore nella prenotazione, errore suo e della ragazza, prenota sì da Birmingham, ma in Alabama, quindi ovviamente da un'altra parte, mentre lei si trovava in UK. Virgin Holidays non c'entrava niente, poverina, insomma, la notizia però, come vedete, fa il giro di non solo dei social, come qui vedete, ma anche di stampa e TV, della rete, eccetera, eccetera, e quindi giunge alle orecchie proprio della compagnia. E la compagnia si decide di fare una cosa buona e giusta, cioè dice: noi cerchiamo di risolvere il nostro problema in qualche modo. E allora, Kelly Grindle, che è la PR lead della compagnia, che cosa fa? Attinge al fondo Just Because, che serviva in questo caso, e dice, questa sorta di salvadanaio, prende i soldini facendo, per carità, una bella operazione di marketing, ma perché no, ci sta tutta. Ecco, cosa succede? Che viene organizzato a gratis, si direbbe, cioè totalmente in maniera gratuita per i clienti, un bel viaggio verso Las Vegas. Non vi dico, quando la nostra amica lo viene a sapere, resta, cioè, sconvolta dall'emozione, 5 notti pagate dalla compagnia a Las Vegas. Lei dice: è stato un gesto così amorevole che non mi sembra vero, mi sento sopraffatta. Basta questo per, come dire, acclamare Virgin Holidays e darle un bel happy ending. Ma prima, ecco, di passare, chiedo scusa, di passare a questo e condividere con voi la mia vision, come la chiamo io, mi permetto di
fermarvi e di sapere da voi i vostri feedback e spero le vostre domande, perché ho già parlato fin troppo, quindi ci terrei a utilizzare questi minuti per confrontarmi con voi. Grazie mille, Rachele, sempre fantastica e soprattutto tantissimi consigli utili e tante storie appassionanti proprio da applicare e da mettere in pratica sin da subito, ecco. Esatto. Per chi appunto, come ha invitato Rachele, per chi avesse delle domande da farci, può farlo scrivendo nella casellina a destra domande e noi le leggeremo e potremo commentarle insieme. Nel frattempo, che aspettiamo appunto le vostre domande, mi piacerebbe chiedere a Rachele cosa ne pensa, visto che abbiamo parlato appunto di compagnie aeree, della campagna che ha fatto la Norwegian, del real-time marketing, ovvero tutti sapremo della recente notizia di Brad e Angelina, della rottura del loro matrimonio. La Certo. compagnia aerea, come potete vedere qui, ha sfruttato Brad single voli gratis a Los Angeles, gratis, voli a 169. Ecco. Qualcosina proprio su questo aspetto del real time marketing, ovvero essere anche presente. Esatto, ha fatto il giro della rete ed è andata alle orecchie di praticamente chiunque, anche non degli esperti social. Per una volta era in effetti instant marketing, real time marketing, nel senso che addirittura neanche si può parlare di social in quanto era una vera e propria, se vogliamo, campagna pubblicitaria, insomma, a tutti gli effetti, no? Però ben fatta, con la testa, poi naturalmente non entro nel merito perché queste cose o si prendono con ironia o se si comincia a discutere, no, degli aspetti contenutistici, etici, eccetera, eccetera, insomma, non ne usciamo più. Però invece no, ecco, questa è stata una bella campagna di instant marketing, perché quello che io dico sempre, su cui c'è una grandissima confusione, è, come posso dire, il fatto che se io faccio io azienda, o io, ripeto, anche piccola impresa, piccolissima, vado sul, caso, ecco, festa di Pasqua, festa di Natale, auguri per Ferragosto, quelle sono tutte feste, come dire, comandate, sulle quali non è instant marketing qualsivoglia operazione che io faccia, perché posso prevederla prima e allora posso studiarmi tutte le operazioni di social advertising, anche le più belle, le più, creative al mondo. Ma purtroppo, se, manca l'atteggiamento del real time, la capacità di reagire, certo non subito, dandosi il tempo, per carità, di collegare la testa alle mani, no? E al resto del corpo, quindi ragionando sulle cose con strategia. Però ecco, quella capacità di reazione in diretta, no, non è instant marketing, è una bella operazione pubblicitaria o al massimo una bella operazione social. Qui invece si è cavalcato un bell'hashtag con ironia, con sana ironia, e lo si è fatto effettivamente in tempo reale, quindi massima stima, ed effettivamente la cosa ha avuto un successo praticamente direi universale. Io me la sono vista segnalata da chiunque, cioè non c'è persona che non l'abbia vista, insomma, e non c'è persona alla quale oggi non resti in mente la Norvegia. In questo senso anche il real time marketing, ecco, resta, anche qui voglio dire, no? Traduciamola nelle nostre realtà. Non serve, come posso dire, che andiamo necessariamente a prenderci, a comprarci mezza pagina del Corriere della Sera per fare una cosa analoga anche noi, no? Io non ce li ho i soldi per farlo, che devo fare? Benissimo, mi invento altre strategie, una volta faremo, se voi vorrete, qualcosa su Telegram, mi invento una comunicazione analoga sul mio canale Telegram, oppure banalmente anche sul mio social network. E basta questo, basta usare la testa per avere successo. Pensate al caso, e posso quindi fare lo stesso, questo mi intendo dire. Vi faccio due esempi. Oreo, che pure è una grande marca, nel famoso caso del Super Bowl, quando ci fu il blackout in America nel 2013, no? E tutti stavano lì a guardare la partita, e improvvisamente l'America restò al buio, tutti disperati che non potevano, appunto, seguire niente. Loro se ne uscirono con un tweet che non gli è costato nulla se non il costo della risorsa che hanno messo in campo in quel momento, il quale se ne è uscito, lo conoscerete tutti, con il famoso
Tutto al buio, tradotto in italiano, you can still dunk in the dark, puoi ancora pucciare il tuo biscotto nell'oscurità. Praticamente ha guadagnato di più e si è fatto più pubblicità Oreo con quel tweet unico che non tutti i brand che hanno speso qualcosa come 4 milioni di dollari, perché queste erano le fasce di prezzo, durante per fare advertising durante il Super Bowl. Cioè, queste sono le cose, ecco, a costo zero. Vi posso segnalare un ultimo, del piccolissimo caso molto divertente, a mio avviso, qui non è per fare pubblicità a qualcuno, ma perché sono veramente adorabili. La pagina, io conosco, sono in contatto con loro tramite pagina Facebook, insomma, quindi faccio riferimento al social Facebook, la pagina Taffo e Onoranze Funebri, che per me resta un mito, sono mi onoro di essere stata la prima a scoprirli, perché ora stanno diventando un po' famosi. Io vi farei vedere come è bravo il figlio, poi credo del proprietario, che lasciatemi dire, insomma, non è esattamente facilissimo gestire un'impresa di pompe funebri, insomma, no? E quindi il concetto qual è? Che loro se ne escono con dei post che sono di una sobrietà unica in un mix perfettamente misurato tra ironia, capacità di divertire e però al contempo capacità di restare chiaramente profilati col proprio, chiamiamolo brand, perché non è che si possono inventare la qualunque e far finta che stanno vendendo banane o frutta mentre vendono quello che sappiamo, insomma, però lo fanno con sana ironia consapevole. E quindi questo vuol dire anche social care, questo vuol dire stare attento alle esigenze del cliente, perché non lo stai né annoiando, né appesantendo, né rattristando, né tanto peggio con comunicazioni, insomma, potete immaginare il Taffo Onoranze Funebri, no? Che cosa significa? Ma allo stesso tempo lo stai aiutando, che intendo? Lo stai aiutando a farsi una risata, che lasciatemi dire, di questi tempi non è poco, insomma. Assolutamente d'accordo, Rachele. Oggi appunto leggo che ci salutano Maurizio, che vi ho incontrato ieri qui a Padova, e ringraziano appunto per il webinar, ma anche Emiliano, ai quali ritorno poi i saluti. Per quanto riguarda le domande, al momento non ne sono sopraggiunte, ma vi invito calorosamente di scrivere le vostre proposte, anche il vostro caso studio, ecco, della vostra realtà. In quanto abbiamo appunto pensato insieme a organizzare un webinar, magari proprio dove po possiamo esaminare uno dei vostri casi. Quindi vi invito a inviare un'email a me, ad alona@trexsoft.com, e appunto potremo organizzare un webinar interattivo da questo punto di vista. Lascio quindi a te, Rachele, se concludere, Io anche sì, grazie Monica. Monica, Ti grazie. ringrazio, ti saluto. Ti lascio concludere appunto perché da quello che ho capito appunto la tua presentazione. Sì, perché infatti volutamente non mi sono prolungata, lasciatemi dire, dovete darmi atto che ho messo da parte il mio ego perché avrei avuto ancora molte cose, come dire, da dirvi. Ma volentieri le, come dire, le lascio al prossimo incontro, sperando che sia il prima possibile. Ma quello che tengo di più, davvero caldamente, non è un modo di dire, è esservi utile. Quindi io spero che nel prossimo webinar possiamo, non dico buttare le slide perché fanno sempre comodo, ma possiamo parlarci tra noi in qualche modo, possiamo confrontarci. E in questo senso quindi vi invito il più possibile, spargete la voce, aiutatemi a dirlo a tutti, io farò la mia parte, non temete, ma aiutatemi perché ho bisogno che anche voi lo diciate. Fate in modo che ci siano più partecipanti possibili anche proprio in real time, perché vorrei potermi mettere interamente a vostra disposizione per cercare di risolvere, di mettermi al vostro fianco, al tuo fianco che stai ascoltando in questo momento. Capire qual è esattamente il tuo problema, perché altrimenti le parole restano zero. Mentre io, veramente, credimi, per quelle due cose che so che ho imparato e che so solo perché le ho provate prima, anche con un certo dolore sulla mia pelle, insomma, vorrei metterle al tuo servizio. Quindi spero che ci sarai e che porterai anche gli amici, no? Come si dice. Grazie, grazie. Rachele, ti ringraziano tantissimo in tutti, scrivono Monica, Paloma, e io quindi ti lascio concludere, non so se...
Volevi appunto concludere qualche parte tua delle slide? Oppure. Comincio, non finisco più mentre vedo che sono già le 15 e quindi non vorrei rubare troppo tempo Allora, lasciamoci così, che nel prossimo appuntamento aspettiamo le vostre richieste per organizzare un webinar appunto dedicato esclusivamente ai vostri case studies. tanto Allora, ringrazio tantissimo importante. Rachele per oggi. Allora, perdonami se ti interrompo, Sì? Lona. L'unica cosa che è importante è che si ricordino tutti e che spargano la voce, come dico io, sul termine fondamentale, che è quello che ben lungi dal voler essere un banale hashtag health marketing, tanto avete già capito, è proprio uno spirito di vita, di testimonianza, di fare business, di fare soldi, di avere successo, di far avere successo agli altri. Aiutate e vi tornerà indietro. Aiutate il cliente, dategli assistenza in qualunque modo. Basta rispondere a una mail, basta quello, ragazzi miei, non serve altro. E poi da lì si costruiscono anche le montagne. Ma credetemi, non ci nascondiamo dietro un dito, non servono necessariamente milioni, servono anche il nichelino, il primo nichelino di zio Paperone. Basta quello per cominciare bene. Grazie. Grazie mille Rachele, assolutamente qualcosa di fondamentale da applicare nella propria strategia, che più che strategia vorrei aggiungere un'esperienza memorabile per il cliente. Esattamente. Grazie a tutti voi che avete seguito, ancora continuano ad arrivare tantissimi messaggi di ringraziamenti e di appunto complimenti per te Rachele, ma spero appunto che tutto di quello a cui abbiamo dato accenno oggi possa essere utilizzato appunto da voi nel vostro lavoro, ma soprattutto se avete appunto qualche domanda, vi invitiamo sia io che Rachele a contattarci. Grazie mille, riceverete anche a breve un'email con la registrazione del webinar e le slide, così potete appunto riascoltarle quando volete. Vi invito appunto a collegarvi alla nostra pagina webinar su Treksoft, che aggiorniamo con nuovi webinar ogni mese. Grazie a tutti, grazie mille Rachele per essere stata qui con noi. Un Grazie a voi saluto sempre. speciale. Grazie mille, grazie di cuore a E tutti. Troppo buoni. ci vediamo al prossimo webinar. Ciao da Padova. Ciao da Roma. Ciao.